Benvenuti amici di Android Blog allo stand allestito dietro al palco della presentazione di Huawei appena effettuato al Mobile World Congress 2014. Siamo in compagnia di uno dei due tablet presentati, quello con diagonale più ampia, quello da 8 pollici, il Huawei MediaPad M1 8.0. Il tablet presenta come caratteristiche due altoparlanti frontali che saltano subito all'occhio, un corpo in alluminio e con il lato sinistro pulito, sopra la fotocamera frontale, a destra il tasto di accensione e spegnimento blocco sblocco e il bilanciere per il volume, dietro la fotocamera posteriore. Il tablet, come possiamo leggere dalle caratteristiche tecniche, ha un display IPS 800x1280 capacitivo, 10 punti di contatto, un processore iSilicon Kirin 910 quad core da 1.6 GHz che fa girare il tutto, ci sembra abbastanza bene. Tra l'altro la UI è quella tipica di Huawei aggiornata al 2014, e 1 GB di RAM e 8 o 16 GB di ROM. Il tablet sembra abbastanza buono a livello di display, che sembra molto luminoso, e con la luminosità che adesso abbiamo alzato al massimo in realtà si vede molto bene anche con la luce diretta della fiera, e la definizione sembra buona nonostante sia solo un HD e non un Full HD. E proviamo ad andare a vedere se riusciamo a collegarci al wifi della fiera. È molto saturo in questo momento e quindi non pensiamo che navighi, dobbiamo tentare, non nuoce. Andiamo a vedere se riusciamo. Niente, non riesce neanche addirittura a vedere la rete, quella proprietaria di Huawei, quindi non possiamo provare, e possiamo solo basarci sulla velocità della UI, che ci sembra davvero buona. E per il momento, per questa preview, è tutto. Ci vedremo, spero, per la recensione al più presto. Da Alessio un saluto per Android Blog.